Quindi un sito, cioè se proprio vuoi fare il buono, un sito minimo 2005. Poi sto sito che sto facendo, vabbè, questo sito lo spiego dopo, però 2005-3000. Poi se poi un sito vuoi la prima, uno, due o tre pagine, 1500, 1500, niente, 2000, prezzo medio. Però adesso sono entrati in gioco questi cavoli di content management. E lì è un casino, perché siccome io sono bravissimo, ma non ne ho ancora fatto uno bene, professionale, completo, non so quanto dire. Allora, già ieri mi dicevano, allora, devo calcolare il prezzo di questo sito, sono 32 pagine, quanto metto? Boh, perché lei calcolava più sul numero delle pagine, no? Però in un content management il numero delle pagine è indifferente, perché quando c'è il template puoi fare anche 12.000 pagine da quel template, lo può fare il cliente direttamente, non è che ogni pagina ci deve mettere 3 ore per codificarlo. Quindi allora lei voleva mettere un casino di soldi, tipo 7, era tipo 7.000-8.000 dollari sul design e 3.000-4.000 sul codice, web coding. A me sembrava esagerato. Perché io modestamente, anche andando proprio a stralento con un cliente rompiballe come ne sto avendo una, avevo fatto, adesso dopo al lavoro faccio il filmato, no? Avevo fatto uno dei miei siti più belli al mondo. Io avevo detto, questo qui lo voglio mandare a quelle gallerie CSS, mi piace, tutto tridimensionale. Così no, cliente non gli è piaciuto. All'inizio ho detto non mi piace, poi tutti gli altri suoi amici hanno detto che era bello. Allora poi mi ha fatto fare le variazioni di colori. Alla fine ha detto: oh, ti dico la verità, non mi piace. Non mi piace i colori. Allora lei ha detto: mi piace quest'altro sito. Allora l'ho scopiazzato identico. Era un sito di un architetto che è bellino, però per il suo business, che praticamente vende le case, avrei visto più colori un po' più di terra, tipo più caldi. Invece lei ha voluto questi colori freddi, tipo il grigio, tipo insomma il verde, limone. C'è capito in che senso? C'è tutto un sacco bello, no? Poi, allora niente. Comunque, andando così a rilento, per il design ho speso, ho consumato praticamente 2000 dollari, no? Quindi praticamente fatto il design, vai, ci mettiamo altri 1000 dollari per il design della seconda pagina, a posto. Dopo c'è tutto code, coding, coding. Quindi alla fine praticamente sto sito web CMS, non lo so. Perché non lo so. Praticamente lei dopo ha mosso un po' di soldi dal solo il design al più web coding, e poi non lo so. Capito, no? Comunque, il sito che sto facendo adesso, quello lì delle case, che vi farò vedere, era bellissimo. C'era una finestra e poi dentro c'era tutte delle figure. Tutti al lavoro hanno detto: ma è bellissimo! E io l'avevo modestamente, l'avevo fatto in 4 ore, no? L'ho fatto velocissimo. E poi invece il cliente non piaceva, che è una stronza. Allora, quello lì mi pare che tutto il sito col CMS, che questo è il primo CMS che faccio professionale, è sui 6.000-7.000 dollari, no? Per il CMS, come ho già detto in precedenza, userò Expression Engine, che adesso va di moda, almeno da me va di moda. Cioè, molti usano anche quelli gratis, però da me va di moda quello, il professionale. Professionale che è stato usato per fare il sito del presidente. E quindi è professionale. Bye. Mike Zero Gen. Mi sei iscritto a Carlo. Dopo che cambio l'iscrizione. Ah, bellissimo quel programma 3D. Poi sono andato a cercare, che ce l'avevo ancora, uno dei miei vecchi CD, il primissimo CD. Praticamente dov'è che è? Dov'è che ce l'ho? Dove ce l'ho? Volevo farvelo vedere. No, sono andato a cercare nel mio super archivio il CD che avevo fatto per backupare il mio vecchio PC nel 1994, no? E l'ho trovato.
è un verbatim. Ma dove l'ho messo? E funziona ancora. Perché volevo copiare dei vecchi disegni tridimensionali che avevo fatto con 3D Studio 3. Bellissimo, sotto DOS, me lo ricordo ancora. Come se fosse ieri, si metteva 3DS e poi si apriva, grigio e blu. Allora avevo fatto dei disegni tridimensionali tipo l'interno della mia casa, un cinema. Allora li ho aperti in quel programma compatto, funziona, non importa. Però i materiali non importa, quindi bisogna rifare tutti i materiali. Però bello, adesso quando c'avevo tempo fa. Poi avevo fatto anche l'animazione del logo del Cocorico, la discoteca che gira. Sì, quando ero giovane, andavamo a queste disco. Era bellissimo, c'era la musica e c'era il logo che girava con il sotto trasparente, con la riflesso. Bellissimo. E poi questo logo che giravo lo mettevo lì, lo facevo vedere con tutti gli amici, poi passavo con le paste e così. No. Prossima! Taca 23! Ciao! Mi potresti dire quel programmino che usi per tenere il conto delle ore lavorate? Allora, prima avevamo un programma software sul computer che si chiamava Time Slice. Poi adesso abbiamo un software online, si chiama Function Fox. Però si paga un coso al mese, il pagamento fisce. Mici! Quindi ti direi più Time Slice, che è almeno un software che ce l'hai per sempre. Se non c'è di freeware, non lo so. Ce ne sono un sacco. Non mi ricordo. C'è Tick. Mi sembra Tick.com, ma mi sa che non è freeware. Fammi vedere. Tick. No, iTick forse. Non lo so, era un sito. Comunque io mi ricordo che quando facevo delle prove PHP e database, ci sono un sacco di quei cosi che contano le ore gratis, però te li devi installare te. Ne avevo installato uno nel mio server, lo usavo. Poi dopo l'ho più usato. C'è il telefono, torno. Ok, poi sono ritornato. Okay. Zio Boot. Ciao, sono Marco. Ho visto i tuoi video, volevo chiedere se potevi darmi un consiglio per costruire un sito internet. La premessa è che non ho molta confidenza col PC per quanto riguarda la costruzione, ma ho molta critica. Voglio fare secondo te? Anche se non lo so, se non sai usare il PC, se non devi come Antani i salotti divani, non lo so. Ci sono dei software facili perché hai siti web tipo iWeb, oppure ce ne saranno anche per il PC, però se non sai usare molto non lo so. Poi non lo so. Ecco, allora, vai su blogger.com, lì ti puoi creare un sito facile, anche un blog, usando gli strumenti che ti dà Google, gratis. Ecco, quello è facile. Poi un blog è sempre un blog, non devi neanche comprare l'hosting, perché Google ti dà tutto gratis. Anche su Google, vai sotto Google Site, e anche lì puoi creare la tua. Ecco lì, facilissimo. Allora vai Google e cerca Google Site, Google Site scritto, ed è un altro strumento di Google gratis che puoi creare una home page, delle pagine, tutto semplice, non devi usare nessun software ed è anche gratis. Marco Gen, ricambierò l'iscrizione quando andrò nel pannello delle iscrizioni.